si può ripartire con terzo e quarto periodo, quello che una volta era il secondo tempo, tra Europromotion Legnano e Robur e Fides Varese sul punteggio di 34 per Legnano, 25 per Varese. La prima palla sarà per i nostri ragazzi guidati da Mattia Ferrari in campo con Penserini, Milani, Arrigoni, Borroni, Cazzaniga contro Realini, Filippo Rovera, suo fratello Martino, Matteucci e Bellotti, quindi quintetti iniziali per i due allenatori. Palla sotto per Cazzaniga, fuori per Borroni, sotto per Arrigoni dall'altro lato, poi cambia lato e la palla sotto per Cazzaniga procura il secondo fallo di Matteucci, che ovviamente non ci sta. Secondo fallo di Luca Matteucci sulla ricezione di Cazzaniga, fondo per Legnano, Milani, Milani per Penserini, Penserini fuori per Milani, sotto per Arrigoni, Cazzaniga perde palla. Roberto oggi probabilmente, beh, anche il passaggio non è che era proprio, sì, il passaggio non era un granché, però oggi Roberto ci sembra un pochino fuori dalla partita. Servono due punti per sbloccarsi. Attacco di Bellotti, Bellotti per nessuno perché Realini non riesce a ricevere, poi Matteucci per Rovera, finta di Rovera che si butta dentro e realizza di sinistro. Ottimo movimento. Di sinistro il 27esimo punto di Varese contro i 34 di Legnano. Milani per Penserini, ancora per Tommaso Milani, arresto il tiro da tre di Milani, lungo, rimbalzo di Varese, parte Realini in contropiede, non ha però un compagno per ricevere, allora affronta la difesa schierata di Legnano, poi Rovera da lontanissimo col suo tiro che parte dalla pancia, ma stavolta è ben eseguito perché costa il più 4 a Legnano con 5-0 di parziale in questo quarto. Poi Cazzaniga sotto, vediamo se si sblocca, no, fuori per Milani, Milani lungo ancora, rimbalzo di Rovera e ci mettiamo poi Rovera si arrabbia per i falli, poi va a prendersi un rimbalzo e a segnare e costringe Mattia Ferrari al minuto, punteggio 34-32, 7-0 di parziale per Varese. Certo che peggio di così non si poteva partire. Infatti dopo l'intervallo partire così veramente, infatti poi Ferrari è molto arrabbiato. Il clima di bagarre, di confusione favorisce Varese perché sappiamo che Varese usa a sguazzare nel clima di bagarre, soprattutto protestando sempre regolarmente dopo ogni fallo. Adesso sfuriatona di Mattia Ferrari in panchina, niente ancora compromesso, siamo in vantaggio di due punti ma abbiamo subito un parziale di 7-0 che induce alla riflessione. E adesso speriamo di tornare in campo con una testa diversa. Invariato il quintetto di Legnano, Penserini, Milani, Cazzaniga, Arrigoni, Dario Borroni in campo e invariato anche il quintetto di Varese. Milani, Milani per Cazzaniga, Cazzaniga per Penserini, fuori per Arrigoni, Borroni, Borroni cerca lo spazio che non c'è, poi lo trova e segna, bravo Dario, bravo Dario, due punti dall'altezza della lunetta per Dario Borroni, ridanno il più 4 a Legnano. Filippo Rovera riceve palla da suo fratello, poi fuori per Bellotti, poi sempre Penserini a seguire Realini, Bellotti in entrata, sotto ancora per Rovera che subisce fallo da Arrigoni. Netto il fallo. Fallo, sì sì, si è accusato subito del fallo Marco Arrigoni e avrà due liberi Martino Rovera. Primo libero di sinistro per Martino Rovera che butta sulla palla dall'alto e stavolta lo sbaglia. Sì.
parla, protesta con l'arbitro. Sì, protesta con l'arbitro, non sappiamo perché, stava tirando il libero, non capisco che cosa è successo. Forse sta un po' esagerando nelle proteste Varese. Sbaglia anche il secondo, Martino Rovera, poi la palla è di Legnano. Quindi 0 su 2, Rovera sta un po' esagerando, forse un pallettino tecnico gli farebbe bene. Infatti, intanto non ho capito tutto questo, il motivo di tutte queste proteste. Sì. Attacco di Legnano, Penserini contro Rovera. Borroni sotto per Cazzaniga che non si è ancora sbloccato nel punteggio, poi ancora Borroni fuori per Penserini che mette giù la palla, poi da tre, tiro lungo. Rimbalzo è per Realini che parte in contropiede, bella palla che Varese però non sfrutta. Velotti sbaglia un rigore da sotto e Milani ringrazia e riparte in attacco, poi subisce, no, fallo in attacco di Cazzaniga, fischiato blocco in movimento a Roberto. Comunque Bellotti non è il primo rigore a porta vuota, se sbaglio. Cazzaniga veramente non riesce a entrare in partita. 0 punti, 4 conclusioni sbagliate, falli eseguiti, ma strano. Matteucci marcato da Rigoni, fuori per Bellotti, sempre più 4 Legnano. Realini in entrata, bella entrata di Realini che lascia lì il difensore, va a segnare il meno 2 per Varese, sempre un gran bel giocatore, Cinghio Realini. Penserini, blocco di Cazzaniga, subisce fallo da Matteucci, terzo fallo di Matteucci, che chiaramente protesta. Esce Luca Matteucci, entra Mariani col numero 9 per Varese. Laterale per Legnano, ma qui se non ce li scrolliamo di dosso il finale potrebbe riservare delle sorprese, visto che Milani per Cazzaniga, ma la palla non arriva a Roberto e ancora Varese con la possibilità del pareggio se non del vantaggio. Infatti arriva il vantaggio di Varese, con il tiro da tre di Cinghio Realini, più uno Varese, bruttissimo quarto da dimenticare per adesso per Legnano, con solo 2 punti di Borroni e 2 adesso per fortuna, 2 di Tommaso Milani che riportano più uno Legnano. Pronto sul cubo del cambio Navarini. Attacco di Varese, Bellotti per Mariani, mette giù la palla. Poi fuori per Filippo Rovera che si butta dentro. Poi Mariani da lontanissimo, il tiro è lungo, rimbalzo è di Legnano. Rimbalzo è di Legnano perché Martino Rovera ha spizzato la palla lontano per farla prendere da un compagno, ma è troppo forte, la palla è uscita. È uscito Borroni. È uscito posto. Dario Borroni per Legnano, è entrato Alberto Navarini. Milani per Arrigoni da sotto, sbaglia da sotto. Palla guadagnata da Varese che parte in attacco ma recuperata da Penserini che se ne va in contropiede e subisce fallo da Rovera. Martino avrà due liberi, Giovanni Penserini. Comunque confusione in attacco, sì, terzo fallo anche per Martino Rovera. La partita combattuta punto a punto, proprio magari poca tattica. Sì, però il primo quarto era stato tecnicamente bello, sì. Poi la partita era un po' il fiato. Intanto segna per fortuna Penserini, la palla balla un po' lungo il ferro, poi decide di entrare. Il fiato diventa sempre più corto, diciamo. Più 2 Legnano, 39-37, secondo libero per Penserini, stavolta è sbagliato, ma la palla è di Legnano perché l'ultimo a toccare è Mariani. Intanto se ne va mesto in panchina Roberto Cazzaniga, oggi non è proprio la sua partita. Incitato anche dal pubblico. Incitato dal pubblico che lo vede in difficoltà, entra Maiocco, viene fischiato subito un fallo in attacco a Maiocco, che ristabilisce il possesso per Varese. Siamo più 2, 39 Legnano, 37 gli ospiti di Varese. Attacco di Bellotti marcato da Navarini.
poi si cerca sotto Mariani, marcato da Maiocco. Mariani, passi clamorosi di Mariani, che poi sbaglia, va a cercarsi il suo rimbalzo, ma Pensierini è più veloce. Arrigoni, Arrigoni aspetta Milani a rimorchio. Vediamo cosa si inventa Milani. E qualcosa si deve inventare. Pensierini da lontanissimo, corto, ma va a prendersi il suo rimbalzo e va a appoggiare due punti. Giovanni Pensierini è apparso come un folletto in mezzo alla difesa di Varese e ha realizzato da sotto il più 4 per Legnano, punti che valgono ossigeno per... Fallo in attacco, fischiato a Realini che ha buttato per terra Pensierini. E minuto chiesto da Varese. Sì, siamo più 4, 41 Legnano, 37 Varese, 4 minuti e 20 da giocare del terzo quarto. E comunque Stefano, c'è bisogno che si sblocchi Cazzanega, cioè non possiamo, siamo già in pochi, non possiamo anche regalare il centro titolare agli avversari in questa maniera, c'è bisogno che in qualche modo si sblocchi con una stoppata, con una schiacciata, qualsiasi cosa, perché è impossibile che mai visto Roberto così sottotono. Un po' di punti suoi ci servirebbero, ci darebbero quella tranquillità. Vediamo se Mattia sicuramente nell'arco dei minuti che mancano gli darà sicuramente ancora fiducia. Intanto abbiamo palla noi in attacco grazie al fallo in attacco combinato a Cinghio Realini. Entra Tommaso Milani, entra Federico Maiocco, entra Pensierini, entra Navarini ed entra Arrigoni. Panchina per Roberto Cazzaniga, ma palla in attacco per Legnano con Mattia che alla sua maniera incita i suoi dalla panchina. Navarini, Navarini per Pensierini, fuori per Milani. Milani mette giù palla, poi sotto per Arrigoni che va a realizzare due punti. Beh, ottimo pick and roll di Arrigoni che si trova solo al centro dell'area di Varese e va a mettere due punti del più 6 Legnano. Linea di fondo per Realini e poi buona entrata di Mariani che riporta a 5 il distacco, a 4 scusate, il distacco di, dei suoi compagni. Arrigoni, Arrigoni per Pensierini, esce Maiocco a bloccare. Poi palla persa da Legnano con Mattia che si infuria. E non avevo dubbi che sarebbe arrabbiato, una palla persa così veramente. Beh, ha ragione, palla infatti persa veramente stupida. Regalata la palla all'avversario, non si sono intesi due compagni, la palla è scivolata fuori e ovviamente poi Maiocco la recupera e se ne va da solo in contropiede a realizzare Federico Maiocco e per fortuna a un errore banale i ragazzi rispondono sempre bene con un recupero o una buona cosa in difesa. Il capitano in particolare è sempre quello che col carattere mette sempre le cose a posto. Si torna più 6, attacco per Varese, Bellotti, Bellotti butta sulla palla, il tiro è corto, rimbalzo di Arrigoni, contropiede, Pensierini per Arrigoni che va a schiacciare! Con passaggio dietro la schiena di Pensierini. Passaggio dietro la schiena di Pensierini per Arrigoni che va a schiacciare il più 8 Legnano, dai ragazzi! Bellotti, Bellotti per Mariani, cerca il backdoor Rovera ma non lo trova, Realini, Realini, fuori ancora per Bellotti, tiro da lontanissimo, rimbalzo di Maiocco, dai ragazzi! Navarini, Navarini a mille all'ora in contropiede, passa da metà campo, predica calma a Maiocco, ha ragione. Pensierini, Pensierini in entrata, due punti, Giovanni Pensierini, più 10 Legnano, andiamo ragazzi! Attacco di Varese, sempre Bellotti a portar palla, marcato da Navarini che va a cercare dov'è il bloccante, ma il bloccante non c'è. Poi Rovera, fallo antisportivo, fischiato a chi? Antisportivo, fischiato a Rovera. Si è pagato un po' le proteste. Antisportivo, ha pagato le proteste, ma era in questo caso forse era meglio dargli un tecnico prima che l'antisportivo adesso. Sì, infatti.
esce Martino Rovera con quattro falli, entrano Sant'Ambrogio, Matteucci e Innocenti, cambia Universitari per Romano Pagani, fuori tre, dentro tre, beato lui che non può cambiare tre alla volta. Noi non ci abbiamo così tanto. Primo libero a segno per Penserini, per l'Antisportivo, poi ci sarà la palla lato per Legnano. Due su due, più 11 Legnano e palla lato. Questa è proprio una boccata d'ossigeno. Sì, boccata d'ossigeno, intanto escono Arrigoni e Penserini tra gli applausi del Palaparma ed entrano Corroni e Roberto Cazzaniga, dal quale mi aspetto, mi aspetto una voglia matta di segnare qualche punto. Pronto a sbloccarsi. Esatto, Navarini, 51-39 per Legnano. Borroni per Milani, Milani arresto e tiro, è corto, l'ha visto anche lui perché la palla è uscita veramente male dalla mano di Tommaso stavolta. Sant'Ambrogio in campo con tre falli anche lui. La palla riesce a uscire, arrivare a Innocenti, Innocenti sotto per, ancora per Sant'Ambrogio, marcato da Navarini. Poi palla sotto ancora per Innocenti, Matteucci da lontanissimo, lungo, rimbalzo di Milani, andiamo ragazzi! Milani nell'angolo per Maiocco, spalle a canestro contro Matteucci, poi fuori per Borroni da tre, no, la palla gira sul ferro ed esce, Mariani prende il rimbalzo, sfortunatissimo Dario in questa occasione. Un minuto da giocare nel terzo quarto, 51 Euro Promotion Legnano, 39 Robur e Fides Varese. Filippo Rovera da tre, corta, rimbalzo di Borroni, andiamo, andiamo ragazzi, andiamo, siamo allo schema Mattia e Navarini si affretta ad eseguirlo. Maiocco, Maiocco per Borroni, blocco di Cazzaniga, poi Milani da tre, bomba, Tommaso Milani, nonostante l'esitazione l'ha messa. 54 Legnano, 39 Varese, 27 secondi da giocare nel quarto. Sant'Ambrogio cerca un compagno, poi viene fischiato un fallo a Navarini. Laterale per Varese, poi cambio. Esce Alberto Navarini e rientra Guidi col numero 10 per Legnano. Matteucci contro Maiocco, spalle a canestro, mette giù palla. Poi la palla è persa, no, è toccata da un giocatore di Legnano ed è involontariamente, perché sicuramente nessuno si aspettava che il passaggio di Matteucci fosse così brutto. Mariani, passi qua, non fischiati, ma niente da fare, la difesa di Legnano chiude, Milani mette giù palla contro Rovera, poi fuori per Maiocco da tre, corta, rimbalzo di Cazzaniga, no, non entra neanche questa, neanche questa tutti. È entrata, il tapin ci voleva. Comunque 54 Legnano, 39 Varese, 15 punti di vantaggio. Partiamo bene con l'ultimo quarto. Secondo me uno stregone voodoo gli ha messo gli spilloni a Cazzaniga nel pupazzetto, perché non è possibile, cioè per la palla, per la palla lì, non entrare con la palla lì è veramente mua. Cifre del terzo quarto e del totale della partita, abbiamo tre ragazzi in doppia cifra che sono Giovanni Penserini, Marco Arrigoni e Tommaso Milani con 14, 12, 14, poi ne abbiamo 5 per Navarini, 5 per Maiocco, 4 per Boroni e virgola purtroppo per Roberto Cazzaniga. A rimbalzo abbiamo Arrigoni e Milani con 8. Per Varese abbiamo fermo con 10 punti, Luca Matteucci, è arrivato a 9 Martino Rovera, 7 Mariani, 2 Filippo Rovera e 8 Maurizio Realini. 21 rimbalzi per Varese, 30 per Legnano.
e adesso si torna in campo per il quarto e, come uso dire, decisivo periodo. Milani, Maiocco, Penserini, Cazzaniga e Borroni per Legnano, Matteucci, Innocenti, Sant'Ambrogio, Mariani e suppongo Filippo Rovera, sì, per Varese. Palla per Varese, si gioca. Palla per Sant'Ambrogio, marcato da Borroni. Matteucci marcato da Maiocco, Mariani per Sant'Ambrogio. Poi palla è persa da Varese, la recupera Tommaso Milani e se ne va dall'ingorgo dell'area legnanese. Maiocco per Cazzaniga. Cazzaniga per Maiocco, Borroni mette giù la palla, non si fida a tirare. Poi sì, adesso tira e subisce il fallo. Bravo Dario. Fallo inutile, direi. Bravo Dario, fallo inutile, sì, di Mariani, però purtroppo era sulla traiettoria del braccio di Borroni. Poi esce anche l'altro dei fratelli Rovera, Filippo, e rientra Realini per Varese. Primo libero per Dario Borroni. A segno, bravo Dario. 55-39 per Legnano, 9-28 da giocare. Secondo libero per Borroni, a segno, 2-2 per Dario. 56-39, poi Dario rimane giù a dare fastidio a Sant'Ambrogio. I due sono stati compagni a Saronno 3 anni fa. Sant'Ambrogio per Matteucci per Innocenti. Cazzaniga contro Mariani. Fuori per Sant'Ambrogio che non si azzarda a tirare, poi tira, ma tira il corto, piomba in mano a Tommaso Milani che se ne va attraverso la metà campo. Maiocco, Borroni dall'angolo da tre. Fallo, subisce. Fallo sul tiro da tre a Dario Borroni, bravo Dario. Steso, proprio steso. Fallo di Sant'Ambrogio, giusto? Quarto fallo di Marco Sant'Ambrogio e Dario Borroni se ne torna in lunetta, cioè dove era stato pochissimi secondi fa. Viaggio più lungo però adesso. Viaggio più lungo, sì, tre liberi per Dario. Andiamo ragazzi. Buono il primo per Dario. Oh, sbaglia un libero, Dario Borroni, la palla rimbalza sui due ferri e esce. Terzo libero per Dario, a segno. 2-3 per Borroni, 58 Legnano, 39 Robert Fides Varese, più 19 per i ragazzi di Mattia. Matteucci fuori per Innocenti. Sant'Ambrogio riceve, si butta nell'area di Legnano e si becca la stoppata di Cazzaniga, che poi va anche a recuperare la palla. Fallo fischiato a Maiocco, troppa irruenza del capitano. È arrivato Cazzaniga, quindi comunque la stoppata vale comunque. La stoppata di Cazzaniga potrebbe essere l'interruttore che fa partire il nostro numero 6 anche in attacco. Palla per Varese, sempre fuori per Matteucci, poi Innocenti, Mariani, corto il tiro di Mariani, ma c'è il fallo, sì, è giusto, c'è il fallo di Penserini e Mariani andrà in lunetta. Terzo fallo per Penserini, fallo giustissimo, uguale a quello fischiato dall'altra parte su Borroni. Sì, l'unico è Navarini con 4 falli già fatti. Navarini 4 falli? Sì. Oh, mamma mia, sai che non me l'ho accorto. È per quello che infatti non è. Infatti per quello che è fuori. Primo libero per Cigno Mariani. E a segno, porta 40 i suoi contro i 58 di Legnano. Buono anche il secondo, 58-41 per Legnano, 8-23 da giocare. Milani passa da metà campo, Penserini,
Penserini raddoppiato, la palla arriva a nessuno, palla persa e contropiede di Realini che sbaglia, rimbalzo di Cattaniga, bravo Roberto. Riparte Legnano con Milani. Milani per Maiocco. Maiocco ancora per il numero 14. Penserini per Maiocco. Maiocco mette giù la palla. Un angolo, secondo. Borroni da tre. Bomba! Sulla sirena, bombone del più 20 di Dario Borroni. Andiamo ragazzi. Innocenti, Bellotti, palla per Mariani che si gira, cerca spazio, butta per terra Cattaniga, poi va in entrata, subisce fallo da Borroni che se ne accusa subito. Primo fallo per Dario Borroni, due liberi per Mariani, perché due liberi scusa? Non siamo nel bonus. Infatti mi sa che è questo che Ferrari sta dicendo all'arbitro. Non stava tirando. È andato a rimbalzo, ha recuperato la palla, ma non mi sembrava proprio che stesse tirando. Vabbè, tant'è, due liberi per Mariani. È buono il primo e sicuramente non sono i tiri liberi che fanno difetto a Fabrizio Mariani che li ha messi con una certa disinvoltura. Infatti ne sbaglia uno, è rimbalzo di Maiocco, più 19 Legnano, 7-19 da giocare, Maiocco passa da metà campo, poi la da Borroni, Borroni per Milani, ancora Borroni, blocco di Cattaniga, indietro ancora per Milani, Tommaso Milani, fuori per Maiocco, Borroni ancora lui dall'angolo, bomba! Ma vai Dario, più 22 Legnano, 6-54 da giocare, Bellotti in entrata, cerca Mariani, Mariani non si alza neanche da terra, esegue un buonissimo tiro che porta i suoi a meno 20. 64 Legnano, 44 Varese, Milani ancora per Penserini, Borroni ancora lui, da tre, no, è corta stavolta, ma rimbalzo di Maiocco, palla è per Legnano, intanto esce per un po' di riposo Tommaso Milani ed entra Alberto Navarini con 4 falli. Infatti deve stare attento a gestirsi bene, soprattutto in difesa. Esce ovviamente tra gli applausi ancora un grande Tommaso Milani che ha fatto veramente di tutto. Penserini, blocco di Cattaniga, Borroni per Maiocco. Maiocco va lui in entrata, poi la dà Penserini, fuori ancora per il capitano, Borroni, Navarini dall'angolo, si becca la stoppata di Mariani, troppa la differenza fisica. È stato un fallo. Fallo di Navarini, quinto fallo. Questa è la frustrazione quando becchi la stoppata, capita. Beh, ma poteva anche aspettarsela, uno alto tre volte lui, povero Alberto, è ovvio che una stoppata prima o poi la prendi, il nostro peccato problema è che si accorciano ulteriormente le rotazioni. Più 20 Legnano, 64-44, 6 minuti da giocare, Matteucci marcato da Maiocco, Mariani marcato da Cattaniga, buona entrata di Bellotti che subisce fallo in stereofonia da Penserini e Cattaniga, fallo piuttosto duro stavolta del nostro lungo, il fallo è fischiato a Cattaniga. E noi siamo in bonus, quindi andrà liberi. Adesso siamo in bonus, ma quando li andati a Mariani no. No, infatti. Adesso è giusto che tiri, ci mancherebbe. Due liberi per Bellotti che si deve riprendere dalla botta che ha preso da Cattaniga e va a sbagliare il primo libero tirandolo in maniera, oddio, piuttosto bruttina. Vediamo se si rifarà col secondo, è rincuorato da Realini. Secondo libero per Bellotti, corto anche questo, 0-2, rimbalzone di Capitan Maiocco, si riparte, andiamo ragazzi!
Milani, Milani per Borroni, ancora per Tommaso, sotto per Maiocco, Borroni per Maiocco, cambia lato per Pesserini che mette giù la palla, Cazzariga, lunga anche questa, rimbalzo però di Pesserini che va a mettere il più 22 di Legnano, 76-44. Bellotti, Bellotti marcato da Milani, blocco di Mariani, Mariani ancora lui da lontanissimo, stavolta è lunga, rimbalzo è Osti di Varese, ragazzi, la toccata a Milani per ultimo, si scusa coi compagni, poi vediamo chi uscirà, esce Roberto Cazzaniga e merita l'applauso di incoraggiamento, come si diceva rischia tutto di Mike Buongiorno negli anni 70. Entra Marco Arrigoni e Realini in entrata, fuori per Innocenti che ci prova da tre, segna, no, due punti. Due punti per Silvio Innocenti che va a referto, più 20 Legnano, Milani, Milani per Arrigoni, Arrigoni sotto per Pesserini, marcato da Mariani, gira al largo, poi Borroni, ancora lui da tre! Dario Borroni, 6-9 Legnano, 46 Varese, 4-40 da giocare. Terza dribbla del quarto quarto. Andiamo ragazzi, altro giro, altro regalo, Bellotti, marcato da Maiocco, fuori per Innocenti, chiuso, poi fuori per Realini, che 24 secondi. Grande difesa di Legnano, 24 secondi e minuto chiesto da Romano Pagani sul più 23 per Legnano, ma forse in questo momento non vorrei esagerare, ma mi sa che i buoi sono scappati dal recinto e sono già al mare a abbronzarsi sotto l'ombrellone alla faccia della fattoria e di tutti i fattori. Può cercare di contenere un po' i danni, ma... per i miracoli. Beh, finora 4 da giocare, finora lezione di gioco e di tattica impartita anche a Varese. Sì, solo il secondo quarto era stato un po' basso livello. Il secondo quarto non c'era piaciuto, basso livello soprattutto di intelligenza cestistica, cosa che per fortuna ai nostri ragazzi non manca. Forse sì, mancheranno i centimetri, forse mancheranno i chili, ma sicuramente non gli manca l'intelligenza. No, e la determinazione. Esatto. Ma infatti la chiave della partita è stato quando inizio terzo quarto, primi due minuti giocati male, time out di Ferrari, esatto, messo le cose a posto. È cambiata completamente la musica. Si riparte con palla Legnano sul più 23. Pesserini, Pesserini per Milano, per Milani, scusate, Milani fuori ancora per il numero 7, ancora il numero 14 che rimane sul blocco, poi si butta a recuperare la palla e la contesa premia ancora una volta, ancora, cioè solo per questa volta perché la prossima sarà di Varese, premia i nostri ragazzi per la legge che nessuno vuole della freccia e che effettivamente sarà abolita l'anno prossimo, in Eurolega già non esiste non più. Più e poi cambierà anche la regola sul fallo tecnico, si farà il fallo tecnico all'americana, cioè un libero il possesso. Ok, adesso ve l'ho detto, lo sapete, non dite che non ve l'avevo detto. Laterale per Legnano, Milani, Milani raddoppiato, poi subisce un fallo, fallo bello grosso anche da Innocenti e non si va però a tirare perché Varese non è in bonus. Guidi, Guidi fuori per Maiocco, Maiocco per Guidi, Milani, Milani, arresto e tiro, lunga, rimbalzo di Bellotti, 3.50 da giocare, sempre più 23 Legnano, Realini, Realini si alza per il tiro, tiro lungo, rimbalzo di Guidi, bravissimo,
Penserini. Penserini per Milani. Milani nell'angolo per Guidi, palla per Capitan Maiocco che fa girare per Penserini, no, malinteso con Arrigoni, la palla ritorna in mano a Varese che porta palla addirittura con Matteucci, poi la ridà a Bellotti, Bellotti fuori per Realini, Realini per Matteucci che tira da lontano, il tiro è lungo, Tappin non riuscito per Varese, poi vola! Vola Tommaso Milani con un balzo da negro a recuperare la palla sopra il ferro. Gran giocatore Milani, gran giocatore sotto tutti i punti di vista. Guidi mette giù la palla, Milani sotto per Arrigoni dal mezzo angolo, lungo, rimbalzo di Guidi che va a cercare i due punti della gloria ma non li trova, forse era meglio che avesse girato fuori la palla ai compagni. E sapendo che Ferrari è un pratico non penso che gli sia piaciuto. Bellotti ci prova lui da tre di sinistro, tiro scheggia il ferro e se ne va lontano. Altro cambio per Legnano, entra Maiocchi al posto del suo quasi omonimo Capitan Maiocco, 2:22 da giocare. Discorso partita chiuso da un pezzo, poi è fallo di Realini e si andrà a tirare, no non si va, si andrà dal prossimo fallo. Arrigoni, Arrigoni per Milani, palla persa da Maiocchi, parte Bellotti in contropiede, va a realizzare, subisce anche fallo da Marco Arrigoni, naturalmente Mattia Ferrari non è mai contento quando si perde una palla così. Brutto voleva che qui corresse subito in difesa. E sta preparando a far entrare anche l'ultimo della panchina, il numero 4 di Legnano, togliendo Giovanni Penserini. Tre giovanissimi. E questo è veramente un ragazzino. Col numero 4 Antonio Verolino fa il suo esordio in divisione nazionale B. Bellotti in lunetta, primo libero, libero segnato, libero in conseguenza del 2-1, torna a meno 20 Varese. Arrigoni, Arrigoni per Milani, Milani per Maiocchi, Maiocchi per Milani che non si alza a tirare, Guidi dall'angolo, lungo rimbalzo di Arrigoni che fa ripartire l'attacco di Legnano, sì, poi guarda minuti. Il suo allenatore, l'allenatore gli fa segno di sì. Milani ancora nell'angolo, ancora per un giovanissimo, si cercano i punti dei giovani che però non arrivano, ma arriva un altro rimbalzo d'attacco per Legnano. Fallo di Mariani, due liberi addirittura per l'ultimo entrato dalla panchina, numero 4, Antonio Verolino, che qui poverino lo dà come DNP, ma non è DNP, è in campo. E magari segna pure, guarda. Buono! E va a referto anche il baby più baby della panchina di Legnano con un libero a 1:33 dalla fine e segna anche il secondo. 2-2, 71 Legnano, 49 Roburet Pides Varese. 1:28 da giocare, Realini, Realini in entrata, sbaglia, rimbalzo di Legnano. Maiocchi cerca subito Tommaso Milani che porta palla. Milani arresto il tiro, poi la dà nell'angolo. Guidi, Guidi, finta e canestro! E canestro di Guidi! Finta, partenza in palleggio e appoggio di destro! Sta prendendo confidenza. Gloria anche per i giovanissimi, 58 secondi da giocare, 73-49 per Legnano. Matteucci, spalle a canestro, Bellotti, sfrutta il blocco di Matteucci, poi angolo per il tiro sbagliato da Innocenti, rimbalzo di Mariani che va a segnare il 51esimo punto di Varese. 39 secondi da giocare, 73 Euro Promotion Legnano, 51 Robur Fides Varese, Milani segna anche questa! E il pubblico di Legnano si alza a applaudire questi ragazzi irresistibili
11 giocate, 11 vinte e accesso alle finali di Coppa Italia assicurato da oggi. Non attacca più Varese, aspetta che si passa il tempo. 5 secondi, 4 secondi, palla recuperata da Legnano. Milani, ancora lui, palla sotto per Maiocchi, che fa saltare Mariani e fa saltare in aria tutto il palazzetto di Legnano. Sulla sirena, Europromotion Legnano 77, Robur e Fides Varese 51.